Ok, P, lo so che sei invecchiato, lo so che adesso ti fa male la schiena, quello che vuoi, ma qui dobbiamo metterci d'impegno perché lui ha intenzione di farci il culo. Quindi, iniziamo noi, vai! E benvenuti e benvenute qui, è Dalkan che parla. Signori miei, siamo tornati con Lies of P. Naturalmente, come vi dicevo nella fine dell'altro episodio, questo episodio è stato tagliato in due perché volevo essere certo di poter fare tutto con la dovuta calma. Lo capirete, naturalmente lo capirete, perché altrimenti vi avrei confuso tantissimo. E siccome stavo andando molto di fretta nella boss fight per cercare di fare tutto nello stesso episodio, mi rendevo conto che non riuscivo a giocare bene in quel modo lì. Quindi mi sono preso proprio tutta la mia calma e vi ho lasciato addirittura tutti i tentativi con tanto di anche camminatella, che magari quella vedrò se la velocizzerò e quant'altro. Comunque lei secondo me era Sofia, perché sembra molto Sofia da giovane. Guardate un po', sì, sembra proprio lei. Comunque signori, dobbiamo semplicemente andare a fare la nostra boss fight, quindi prepariamoci e andiamo. Vedrete un taglio chiaramente perché lo dovrò collegare all'altro episodio. Pronti signori? Lo so, non potremmo farlo first try, chiaramente qui non si può fare, quindi è molto probabile che o allungheremo l'episodio oppure faremo un episodio appositamente per battere lui e poi farci anche i... Se resterà a tempo ci faremo anche i cosi, come si chiamano? Un po' di completismo, ma adesso... Concentrati. Dov'è il suo secondo braccio? Behold, this is Ergo. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Ma che prezzo. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born. Mi sembri quasi Imodo, però così. Sembra mano il braccio di Dio. Allora, vediamo un pochino. Fatemi capire che fa prima. Ok. Va bene, va bene. Ok. Ho fatto attacchi più veloci. Perfetto. Dovremmo cercare di pararli, però ancora non li conosciamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Oh. Dove vai? Ultimo. No? Non lo fai? Qua esplode qualcosa sicuro. È che non lo sapevo. Pie. Gira, lui gira. Vediamo se riusciamo a fargli un pochino più male. Ma l'abbiamo preso? Spero di sì. Mi ha fatto già 4000 danni, eppure... Aspetta un attimo, qui. Devi fare così. A questo punto. Ok, prova a colpire, vai. Non vedo? Ma ce l'ha fatto per te lui, il... Cacchio, devi curarti, qui. Ah ok, quando fa così non sta per colpire. Mi sto confondendo sempre questa cosa. Si porta semplicemente la cosa su e io penso stia per colpire. Due volte.
No, è dall'altro lato, non ce la facciamo. Oh sì. Sì, sì, ce la facciamo. Zitti, zitti, zitti. Zitti, zitti, che la prima fase qua la stiamo facendo. Allora, vediamo la seconda. Vabbè, la prima è fattibilissima. È pure più facile di... Laxasa, Lexrasa, non me lo ricordo più come si chiama. This is evolution. Behold, as I discard this fragile body. Perché non l'hai fatto prima, scusami. Ma se quella prima ti sei tolto soltanto la casacca. As I grasp the power of a true god. Quindi lo sta facendo. Adesso mi sa che reagirà all'ergo. Oh, aspettate, sta rinascendo. È lui. Lui mi sembra cazzuto, però. Già il fatto che pulsi e brilli così. Ah sì, proprio. E notte fu. Oh cacchio. Ma in tutto ciò, Pito, non è che potresti attaccarlo? Evitiamo, insomma, che diventi così forte. Sembra quasi tipo il dipinto. L'uomo che poteva quasi toccare Dio. Ok, adesso attacchi con quello più quell'altro. Perfetto. Non capisco chi sei tu per adesso. Ah, io andrei subito sotto per... Oh, che cacchio! Aspetta un attimo. Devo capire. Aspetta. Devo comprendere un attimo la situazione. No, malfunzionamento. Vabbè, non uso nulla io. Possiamo pararle queste cose? Io non lo so. Ok, va bene. Male. Curati. Curati. Cioè, spostati. Ok. Se riusciamo a capire un attimo come attacca lui, forse qualcosa lo facciamo pure noi. Però è un po' presto. Via, via, via. Non mi piace quella cosa. Oh cacchio, ci ha lasciato un'altra roba. No. No, no, schiva, 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 schiva. Perché poi fa addirittura malfunzionamento lui. Ora ritorna, immaginavo. Vabbè, sto giro attacco io però. Attacco di nuovo io. Attacco io. Attacco sempre io. Ok, va bene. Va benissimo. Vai, P, non farti distrarre. Colpisci. Colpisci tu. No. Devi colpire tu. Via, via. Sta facendo cose strane. Oh, cacchio. Via, 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 via. E mo che fa? Non so se lo voglio davvero sapere. Trema tutto. Oh, che? No. Che robe sono? Vabbè. Sei un po' stronzo, però. Cioè, ma... Capito, però. Sto capendo più niente. Stai sparando troppe robe. Facciamo così, va. Porca miseria. Colpo te lo posso dare. Non ho più stamina. Vai, curati più. Curati più, curati più. No. Vabbè, dai, ci riproviamo, dai. Alla fine gli abbiamo tolto metà vita anche nella seconda fase. Allora, come mi sembra? Mi sembra... più in realtà più semplice dell'altra, della Laxa. Io non riesco a ricordarmi come si chiami. Mi sembra più semplice di lei, però più confusionario a livello di cose, nel senso che fa più cose. Però è interessante perché bisogna trovare il momento giusto per colpire. Allora proviamoci qualche altra volta, perché ho fatto solo il primo try, quindi vorrei anche adesso impararla. E a proposito, dato che lui mi sembra
un essere, diciamo, che non è umano, chiaramente. A questo punto, occhi di falco, non so. Gli vorrei dare qualcosa, tipo gli vorrei dare fuoco. Proviamoci. Quindi cambiamo il braccio, anche perché quello non era neanche potenziato. Potremmo anche pararci, però. Cioè, potremmo sfruttare per pararci questo qui. Cioè, fondamentalmente, ci pariamo. Vabbè, proviamo prima con il danno, dai, vediamo che succede prima. Prima con il danno, perché noi andiamo sempre di danno, raga. Noi il danno piace tantissimo. Quando lo possiamo sfruttare, lo sfruttiamo. Facciamo così, altrimenti possiamo parare quei colpi ultra power per avere più stamina per colpire, perché se ogni volta schiviamo, chiaramente... Io non so se possiamo tornargli indietro quelle robe. Quello è che non capisco. Non lo capisco, e quindi dovremmo fare dei test. Qua io devo capire pure quando lui decide di colpire o quando sta decidendo di tenersi la cosa in testa. Ok, ho sbagliato io. Oh, alzati proprio. Via, via. Questa non la sapevo proprio, non l'aveva mai fatta. Facciamo così. Facciamo così. Sì, ma hanno... ha davvero poca vita comunque lui. Prima fase è decisamente facile. Ok. Se non sbagliamo cose, però. Infatti, vedete, basta poi fare degli errori e si perde un botto di vita lo stesso. Vabbè. Però io ero quasi riuscito a farcela a questo punto. Via. Spostati. Colpisci. Oh, peccato. No, dai, che serviva. Mazzalo, vai. Ok, andiamo alla seconda fase. Allora, proteggiamoci da questa. Poi, facciamo così. Voglio vedere se gli diamo un po' di fuoco. Non è che gli facciamo tanto danno col fuoco, eh. Forse conveniva più... Ok, bene. Benissimo. Ok, non c'è problema. Diamogli fuoco un attimo. Dobbiamo schivarle. Ok. Pensavo di averlo parato lui. Ci ho provato pure con la parata perfetta. Ok, va benissimo, fuoco. Volevo provare a dargli tanto fuoco. Va bene, va bene, va bene. Accetto il danno. Sei stato bravo. Oh, cacchio. No, è stato più bravo davvero. È stato più bravo. Oh, questa no. Pensavo facesse l'altra. No, che errore. Vabbè, devo attaccare io però. Se non attacco non faccio nulla. No, che errore di nuovo. Dobbiamo sbloccarlo. No, questa ci fa male. Quella ci faceva male. Ce la becchiamo tutta? Sì che ce la becchiamo tutta, beh, io però ci provo, colpisco. Forse l'ho mancato. Sì, vabbè, vabbè. Fammi un attimo capire che succede. Vieni qua. Simon, non scappare. Dobbiamo combattere. Facciamo così, va. Aia. Perché non gli faccio... Cacchio, mi ha preso la distanza. Cacchiarola. Mamma mia, vabbè. Ho capito. Dai, però come secondo tentativo non era male. A meno che non abbia una terza fase. Ma a questo punto mi fa pensare di sì. Perché mi sembra... Cioè, non mi sembra impossibile. Anche è vero che di solito le boss fight finali di questa tipologia di gioco non sempre... Oddio, ma fatemi provare invece che dargli fuoco a mettere l'egida. Vediamo un attimino, facciamo questo piccolo cambio. Non è neanche potenziata, è giusto per curiosità.
Cioè, potremmo anche andarci a potenziare giusto un attimo l'Egida. Così, per provare. Ci vediamo da qua. Ok. Adesso proviamo un attimino. Ma io ho usato l'Egida così potenziata, quindi non so neanche come funziona in realtà a questo potere. Vai, andiamo. Proprio così? Partiamo subito incazzati neri, Simon. E vabbè. Pino non si fa di certo scoraggiare da queste cose. Non è il tipo. Vai, vai. Vai, vai. Andiamo, Samuelino. Vai. Vai, vai. Ah, sto giro l'hai fatta. Io penso lo stessi tenendo su. Porca miseria, ho sbagliato io proprio. Dai, vieni qui perché è inutile che io venga lì. Vabbè, facciamo così. Così evitiamo. Perché non si sta stunando? Vabbè. Come vuoi tu, come vuoi tu. Ma cacchio, non ho. Ok, fatemi recuperare. Ok. Bravo, Simon. No, qua mi devo curare, però. Allora, vorrei conservare. Cacchio, non l'abbiamo schivata. Vorrei conservarmi l'Egida per queste cose così. Però, siccome non l'ho mai usata davvero, non è che la sappia usare davvero lei. Cioè, rischio soltanto di fare peggio. Porca miseria. Vieni qua. Scappa. Curati. Vai. No, dovevamo andargli sotto. Curati però. Parati. Ok, non male, non male. Va bene, una parata pure così. Ok, bene. Vediamo se c'è. No, non serve a niente pararsi così. Dovevamo farlo nel momento giusto. Ok, non funziona come crediamo noi, l'Egida. La stiamo imparando adesso, però. Durante la boss fight finale. Va bene, perfetto. Sì. Bravo, Pino. Ok, no, dobbiamo recuperare la guardia. C'è la cosa, la stamina. No, sempre anticipiamo noi. Aspetta un attimo. Dai sotto. Colpisci duro. Cacchio, ha colpito lui duro. Alzati. Mi sa che mi riprendo i danni. Non so usare l'Egida. Colpiscilo almeno. Non vedo niente. Spero che gli stiamo. Sì, sì, vedo che il danno scende, ma di pochissimo. Non gli facciamo quasi nulla praticamente. Ok, dobbiamo recuperare tutta. Cacchio, non pensavo arrivasse fino a qui. Mi sono fermato apposta. Non ho neanche schivato. Cos'è quella mano che arriva fino a qua? Oddio, che deve fare? Colpisci. Ma non riusciamo mai a stunarlo? Incredibile sta cosa. Oh, zitti, zitti, zitti. Aspetta. Via, via. Vediamo se con un colpo lo colpiamo dalla distanza. Riproviamo. Niente. 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 Riprova, P. Non ti arrendere. Facciamo che lo colpiamo noi. Prendilo, però. Dobbiamo essere invulnerabili. Cacchio, no. Pensavo. E io pensavo che questa cosa non facesse più danni. E niente, abbiamo. Ho calcolato male tu. No, comunque sicuro ci sarà una seconda fase. C'è una terza fase. Perché non me lo so spiegare altrimenti. Perché fondamentalmente non credo. Cioè, lasciamo stare che mo io non so usare il braccio a legione. Quindi sto facendo un pochino di fesserie. Però non mi sembra una boss fight. Allora, ripeto, di solito le boss fight che ci sono nei Souls, like anche in Dark Souls stesso, le ultime boss fight non sono mai state complicate. Mai.
sempre quelle un attimo prima. Però non so se stiano seguendo questo filone, non lo so. Quindi nel dubbio mi viene da pensare che ci sia una terza fase. Però vediamo. Vediamo. Ma non l'abbiamo colpito neanche una volta? No. Ok, dobbiamo colpire velocemente perché questo ci creerà parecchi problemi se non lo tiriamo giù veloce. Oh no. Vieni qua, vieni qua. Dobbiamo dargli fuoco perché sennò non serve a niente quello che abbiamo fatto fino adesso. A costo di sprecare tutte le boccette, dobbiamo essere veloci a dargli fuoco. Non è un modo in cui giocherei normalmente, però va bene. Ok, facciamo pure così. Aiutiamoci. Porca miseria. Parati. Va bene. Lui è scappato. Riprendilo. Va bene, va bene. Dovrebbe stonarsi. Niente. Lui non si stona mai praticamente. Cioè, guardate. Oh cacchio, questo non me l'aspettavo. Fermati a una parte. Oh. Vai, vai. Non dico che lo ammazziamo, ma quasi. Per l'appunto. Aspettiamo che si ricarichiamo la stamina. Ok. Abbiamo sprecato un po' troppa roba, eh. Va benissimo però. Ok. Facciamo noi. Ok, non fa niente. Questo fa un po' di più. Non vedo. Cacchio. Porca miseria. Questi errori che faccio per la fretta. Dico vabbè dai, colpisco subito. E alzati più però. No 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 no. Che sto facendo sti errori? Questa è la fretta di voler chiudere l'episodio. Ve lo dico io. Perché ho detto va, non ne voglio fare un altro mentre combatto contro di lui. Ho detto vediamo se ce la faccio adesso. Se ci riesco bene. Se no, ho detto faccio un altro episodio. Però ho visto che era fattibile. Ho detto a sto punto voglio provarci davvero. Però se poi vado di fretta non ce la faccio. Devo giocare in modo concentrato. Spero che questo ormai non posso più farlo però. Dovrei non sbagliare più per tutto il fight. Che mi sembra improbabile. Vieni qua dai. Riusciamo a stonarlo un pochetto. Un pochino, non dico tanto. Ora incomincio a fare quelle cose ultra power. Meglio andare via. Mi serve assolutamente. Sbagliato. No, dobbiamo andarcene da qui che si esplode tutto. Non ho capito ancora fino a dove arriva la sua influenza. Vabbè, comunque distante. Vieni. Dov'è? Vabbè, io ti aspetto. Cazzo, qua arrivava. Vai. Vai. Ok. No. Ok, buono. Va bene, va bene, va bene, va bene. No, no, no. Ci becchiamo adesso il raggio pure. Via, 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 via. Istanti. Ok. Bravo Pino. Ultra istinto per un'ultima volta. Più o meno ultima. Che poi vedremo che faremo. Vai vai. No, volevo colpire io. Per questo ho fatto sta cagata. Voglio colpire io. Camisera, dobbiamo andare via di nuovo. Non so dov'è il coso. Mi sa che ci esplode addosso adesso. Possiamo forse recuperare la fiaschetta se non facciamo troppe stronzate. Troppe.
Ok. No. Capisci, dai, prendilo adesso. Prendi la fiaschetta. Vai. Stai concentrato. Dov'è? Qua. Vai, Pino. Stai concentrato. No, non serve a niente. Via. Via, 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 vattene via, vattene via. Vattene via da questo cerchio d'inferno. No, non dobbiamo tornarci. Via, di nuovo. Bravo. Ok. Va bene se te ne vai, va bene se te ne vai. Ok. Ok, spostati. Via, ok. Tuo turno. Doveva esserlo. Però ci ha preso in giro. Ci ha trollato, P. Ti devo dire. No, questa cosa ci farà malissimo. Questa cosa ci ammazza. Questa cosa ci ammazza. Questa cosa ci ammazza, P. Dobbiamo essere più distanti che possiamo. Io non vedo più niente. Non vedo più. Ma noi gli abbiamo dato fuoco neanche una volta. Schiva. Non possiamo più schivare. Dobbiamo allontanarci. Dobbiamo andargli vicino. Troppo vicino. Colpisci. Oh no. Oh no. Vabbè, ma abbiamo fatto. Allora, facciamo una cosa. Dato che abbiamo fatto troppe fesserie all'inizio, adesso la giochiamo. Pure che l'episodio dura di più. La giochiamo bene. Più bene. Cioè, senza fregarcene del fatto dei minuti, perché tanto è l'ultimo episodio. Non devo andare a considerare quanti minuti sto facendo. Non importa, perché quando si registra talvolta si pensa tante volte al fatto che ok, devo sbrigarmi che questo episodio è troppo lungo, non vorrei farlo uscire di 80 km. Però così poi si rischia di giocare male. Quindi adesso lo giocherò proprio, almeno ci provo con tranquillità. Tranquillità per modo di dire. Questo ci sfonda il culo. Ok, vabbè, errore. Va bene, non importa, non mi voglio ancora curare. Uno. Qua. Adesso mi do curare per forza. Mamma mia, no. Non facciamo errori. Ok, devo assolutamente aspettare. Facciamo così. Bene, va bene, non fa niente più. Facciamo così. Dai, dai. Ok. Adesso devo solo curarmi un attimo perché non mi fido a stare con la vita così. Facciamo anche così. E incominciamo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vorrei provare colpi più forti. No, cacchio. Vorrei provare colpi forti per stonarlo, perché non lo stiamo facendo mai praticamente. No, vabbè, ma se faccio tutti questi errori, mannaggia, non mi aspettavo questo. No, stavo colpendo io. Lo capino ogni tanto. Gli do fuoco. No, questi errori. Abbiamo già soltanto due fiasche. Noi abbiamo fatto nulla. No. Niente, la sto giocando male, male, male. Proviamo dalla distanza a colpirlo un po'. No. Ok, dobbiamo giocarcela con zero fiasche. P, è il tuo momento per essere perfetto. Non dobbiamo sbagliare più. Concentrazione e via. Pino, concentrazione, vai.
Pino, concentrati. Vai. Non fa niente, spostati. Va bene, va bene. Benissimo. Ok. Schivalo. Va bene, non fa niente. Questo potevamo evitarlo. Okay, questo si evitava pure. Capisci? Niente. Okay, dobbiamo recuperare la fiaschetta. Aspettiamo che venga lui. Niente, no, ci siamo dentro. Ci siamo dentro. Moriamo. Moriamo così. Dobbiamo allontanarci tantissimo. Ci bastano due colpi per prendere la fiaschetta. Ma lui non ci deve colpire neanche una volta. Uno. E niente, uno ce ne basta. Iaiaia, abbiamo sbagliato di nuovo. Riproviamo. Vai Simon, fammi vedere di cosa sei capace. È il meglio che tu sai fare, eh? Sei un po' indietro, ragazzo. Se questo è il potere di un dio, ti hanno fregato. Fatti avanti, su. Su, su, colpisci. Vista che stai andando un pochino a fuoco, non so se te ne sei reso conto. Ah, che divertimento combatterti. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Forza. Vieni qui. Facciamo così. Così passiamo subito alla seconda fase. Ti dovrò colpire altre due volte, ma basterà. Ok. Vediamo il vero potere di un dio. Quello che tu dici di essere. Carino. Dovrei impegnarti di più. Pino si è fatto le ossa in questo periodo, quindi non è scarso come tu credi. Non sarà un dio, ma è perfettamente in grado di starti dietro. Perfettamente in grado di darti fuoco. Vieni, vieni qua, vieni qua. Vieni, 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 divertiamoci. Pino si vuole divertire tantissimo con te. Via. Oh. Ok. Dobbiamo andare via, Pino. Forza. Questa non ci piace. Parala. No, dobbiamo andare via da qua. Troppo vicina. E nel dubbio curati, dai. Aspettiamo che venga lui. Ok, va bene. Non fa niente. Non fa niente. Assolutamente, P, non ti preoccupare. La gestiamo, la gestiamo. Curati. Vieni qua, Simon. Vieni qua. È il turno di Pino. Oh oh. T'ha colpito qui? Cacchio, siamo in mezzo. Siamo, non solo siamo in mezzo. Ci sta rispedendo dentro. Dobbiamo andare via. Tanto via. Ok.
gestibilissimo. Ok, bel colpo potente. Spara tutto, Pi. Spara tutto e fagli vedere cosa sai fare. Via. Curati pure. Curati, non ti preoccupare, così lo recuperiamo. Fallo avvicinare. Vieni qua. Vieni qua che ci dobbiamo divertire. Ok, torna qui. Colpo per me. Va bene. Vieni, vieni. Questa volta non sprecherò il mio attacco. Ti aspetto. Ti aspetto e ti colpisco. Oh oh. Ci sto dentro un altro po', però vado via. Ok, curati. Via, Pino. Ok, aspetta lui. Ricaricati per bene, tanto adesso lui arriva girando. E noi colpiamo forte. Parati. Bravissimo, Pino. Colpiscilo. Due volte. Vai subito sotto. Colpisci di nuovo. Adesso vediamo se c'è una seconda fase. Non me ne vado io da qui. Pino, non andare, colpisci. Pino, colpisci. Vediamo. La terza fase, intendevo. Il dio risvegliato, uccidi Simon Manus. Seriamente? Quarto, quinto tentativo, quant'era? Seriamente? Ma va bene. Pensavo ci sarebbe stata una terza fase. La piaschetta. What does she truly care for you? I gave up predicting Sophia's actions long ago. But I'd like to hear your thoughts. Sophia, what have you done to her? E cosa l'hai fatto? L'ho liberato dall'abbazia di Arch. Le ho concesso la pace. Non mentiamo su questo. Sophia was always wise beyond her years. Knowing the truth of people's minds is a curse. I would not have been able to bear it if it weren't for Sophia. Her pure heart was a tonic for my pain. That's why I wanted her. I did. But I couldn't have her in the end. So I tried to use this hour to hold her. Even if these hands never could. Non è mai il giusto modo. La storia di colui che sognò. Punto a Geppetto, Burattino. E il dio è stato punito. Lui credeva di essere. Non ho letto. Braccio che abbiamo preso. Aspettate un attimo. Il braccio di dio ottenuto dopo aver sconfitto Simon Manus è una misteriosa reliquia che gli alchimisti consideravano un oggetto sacro. Gli alchimisti credevano dell'essenza di un dio che era stato massacrato nel tentativo di dare la vita eterna agli uomini che amava immensamente e volevano riportarlo in vita. Tuttavia il dio che giaceva in un sonno profondo, non rispose mai alla loro preghiera. Ok, e ucciso Simon, adesso dobbiamo andare da Geppetto. Lo so che questo episodio sarà lunghissimo, raga, ma come vi dicevo, volevo concentrarmi anche su questa cosa. Marchi va, vedrò se farò un taglio. E che volevo evitare di fare tagli per farvi vedere proprio tutto il fight, tutto quello che abbiamo fatto, tutta la discussione, quindi non so se li farò.
nel caso l'ultimo episodio sarà più lungo, oppure ve lo dividerò in due, vedremo, vedremo, nel caso deciderò di conseguenza. Adesso andiamo assolutamente a vedere che sta succedendo. Hotelcrat non c'è nessuno. Ma in teoria dovremmo parlare con Geppetto. Penso che una volta che è, se n'è andato. O è rimasto qui. Non è che è rimasto in quella cella. Geppè, non mi dire. O forse ha detto torna qui. Aspetta che non mi ricordo. Vabbè, una volta che siamo qui, vediamo se Geppetto è su. Se così non dovesse essere, riandiamo lì. Comunque, sì, Manus era... Cioè, Manus, vabbè, Simon Manus. Era decisamente più facile dell'altro boss, del penultimo, Laxasa. Non riesco mai a ricordare il suo nome. Però è decisamente più bello Laxasa. Cioè, è stato divertentissimo. Mi sono divertito davvero come un bambino. Non perché questo fosse brutto, attenzione. Mamma mia, che naso. Non puoi usarlo. Quando incominceremo a poterlo usare? E credo che lui sia rimasto lì a questo punto. Andiamo a vedere in quel punto lì. Come vi dicevo, forse l'episodio ve lo divido in due. Adesso vediamo. Teletrasportati allo Stargazer. Qui? No, qui. Qui, e poi torniamo indietro. Sì, dai, forse l'episodio ve lo divido in due. E vi faccio un'introduzione, una fine per l'altro. Perché così che possiate... Insomma, vederlo così vi sembrerà un po' strano e quindi avrete visto un episodio solo, magari voi. Comunque lo capirete e lo vedrete quando uscirà, perché attualmente non lo so. Poi in fase di editing deciderò cosa fare. Madonna, che bello. Perché non voglio avere fretta di fare le cose. È una cosa che proprio mi infastidisce. Voglio fare tutto con molta calma. Ma era di qua? Non me lo ricordo neanche più. Mi sa di no, sapete? Cioè, noi da qua arrivavamo, giusto? Però lui... ma mi sa che era più sotto ancora, lui però... A parte che possiamo livellare. Mi sa che era più sotto ancora. Fatemi controllare. Ci vediamo direttamente da lui, così evitiamo di perdere altro tempo. Allora... vediamo se si trova qui. Mi è sparito Geppetto, cacchio. No, beh. E allora starà lì, cioè al solito posto. Mi fa pensare a questo punto che lui sia all'Hotelcrat, ma in un punto in cui non abbiamo cercato. Ma perché mai si dovrebbe muovere così tanto? Perché non stava con Polendina, non stava con Venigna, almeno non mi è sembrato di vederlo. Vediamo un attimino. E poi perché non mi dà... come dire, perché non mi dà il luogo in cui si... Ah, perché non è una quest, è vero, non è una quest, questa è la missione principale. Però in teoria quando dobbiamo parlare con qualcuno di solito me lo dice. Non lo so, vediamo subito. Forse non l'abbiamo visto con Benigni, forse sulla destra non ci abbiamo fatto molto caso, vediamo. Magari qui. No, neanche qua. E dove cacchio se n'è andato? Allora, ci aveva detto che andava da qualche parte, ha detto torna da me, aveva detto, ci rivediamo, ma non mi ricordo che avesse detto un luogo specifico. Incominciamo a parlare con loro, vediamo che succede. Ah, lo so. È senza i tanti, questo non mondo tutto. L'hotel feels empty without her. I would have done everything I could to help with weapons. Damn it. I'm so tired of people I know dying. So you'd better not die. If you can't stay alive, I'm gonna beat you up. Ma dove dire, se non riesci a rimanere in vita ti uccido. That's a relief. No, beh, potenziarma non credo si possa fare più perché l'abbiamo fatto un casino. Vediamo cosa ci dice Benigni, se ha qualcos'altro per noi. Ah, the hotel seems truly empty. Now that Lady Antonia has... departed. She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened when I was just a child. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before. Ma musica dobbiamo metterla. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours.
Losing someone never gets easier. Ok. Vediamo che dice pure lei. I think he was trying to secure an escape route. Ah, beh, lei non frega un cacchio. Andiamo dalla. Oh, prima mettiamo il disco. No, era questo, non mi ricordo. Perché è l'unico che. Vediamo. Porta in scena la turchina chiusa nella gabbia di vetro. Sì, dovrebbe essere. Credo, non lo so. Poi nel caso vedremo. Allora, qui. Geppè, allora, non è che qua prendi e corri, cammini. Oh, c'è lui adesso. Oh, c'è il gattino ancora. Siamo ancora amici? Addirittura. Dai un bacino sulla testa, Pi. Può tenere solo così di... Ma no, ma non si fa così. Pi, no. Non è modo di trattare i gatti, quello. Bello, però. Ma che quel cantino, niente, mi dai nulla. Scatoletta. Hey, I didn't think we'd meet again. I've just come back from the relic of Trismegistus. And I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. He's dead. Probably died heroically, seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Is this weapon any good? If you're worthy. Come se siamo degni, abbiamo distrutto qualunque cosa, persino un dio. Ah, ok, avevamo preso tutto, ma alla fine trovavamo tutto qui lo stesso. Immaginavo che lui avrebbe sostituito l'altro. Amuleto della fortezza. Se la guardia riesce, la durevolezza dell'arma non viene consumata. Aumenta i danni delle arti da favola inflitte a un nemico sbilanciato. Adesso tutte armi che andrebbero viste queste. Mi incuriosiscono. L'ergo del caduto. Tanto non andremo ancora in NG+, raga. Più che altro adesso dobbiamo trovare Geppetto, perché dobbiamo capire come proseguire. Perché la cosa che è un po' assurda è che non... Cioè, siamo un attimo così, cioè l'ultimo episodio, o meno credo sia l'ultimo episodio, e vedo che qui non c'è Geppetto da nessuna parte. Abbiamo parlato praticamente con tutti, vediamo se lui ha qualcos'altro da dirci. No. Aspetta, Pulcinella ci manca. Pulcinella è l'unico con il quale non abbiamo mai parlato. No. No. Qui nel giardino non c'era nessuno, abbiamo detto. Sta brillando più del solito questo coso, non so se abbia un senso. Grande fortuna, tu ti piace, riposo, ti piace? No. Non lo so, dobbiamo provare a salire su. Dobbiamo provare, perché c'è qualcos'altro, secondo me. C'è qualcos'altro, perché... Simon è stato battuto, ma noi siamo ancora qui a ragionare su quel che dobbiamo fare. E ci ha detto anche: attento a Geppetto. E queste parole noi non le dimentichiamo. Però l'unica cosa che abbiamo dimenticato è dove cacchio ci ha detto di andare Geppetto. O non ce l'ha detto e ha detto ci vediamo. A caso io adesso riguardo il video se batte forte il cuore. Io voglio vedere un attimino un pochino. Sembra Padre Pio questo. Voglio vedere un attimino se c'è qualche novità da queste parti, altrimenti mi riguardo il video, molto semplicemente. Stalker, vabbè, tu sei totalmente inutile. Giangio, scusate, Giangio poteva tranquillamente fare molto di più in realtà, però sembra essere una davvero un elemento secondario qui, a parte darci quelle cose, perché fondamentalmente è secondario anche il fatto di ricevere e dare. Ah, questa era chiusa. Non è vero, non era chiusa. Questa è quella che ci porta a Rosa Isabel. Non era chiusa questa. No, 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 infatti qua usciamo da un'altra parte. Niente, faccio una ricerca al volo del nostro Geppetto e poi ci becchiamo da queste parti, perché non so dove possa essere, cioè devo dare assolutamente un'occhiata al video perché
Non ricordo cosa ci avesse detto, onestamente. Aspettate che vedo casualmente qua davanti. Magari qui. Magari lì. Magari non c'è. Vabbè. Qui l'ergo... praticamente pulsa ancora. C'è energia dappertutto. Ah, ok. Dovevamo semplicemente scendere qui. Dicevo che c'era qualcosa di strano. Perfetto. Allora andiamo. Now him, he really scared me. A human becoming a god? Terrifying. But a puppet becoming a human? Now you have my attention. Suit yourself, but it sounds fun to me. I wonder. What'll happen now? Vorrei capire. But I do know one thing. You're stuck with me. And I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. Voglio solo andare un attimino avanti per capire se questa è la fine della storia o è semplicemente una parte che ci farà continuare. Poi a quel punto chiuderemo l'episodio. Ah no, quanto siamo scesi sotto? Non eravamo saliti così tanto comunque. Un geppetto. Un'arena. Un geppetto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Geppetto, non mi fare... non mi fare cacchiate, eh. Perché ci siamo fidati di te di proposito, perché abbiamo detto... dai, tutto sommato sei stato bravo. Papà, sono tornato. Aspetta, io mi fotto prima. No, non posso. I knew you could do it. We have all the ingredients. Immaginavo. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again. By using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. Che fare? Non sto riuscendo più a fidarmi di lui. Ci sta bene quello che siamo. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished, like you. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. Hai capito. E come intenzione di punirci? I'm disappointed in you. Oh oh. I didn't mean for this to happen. Oh oh. I believed you were a good boy. Adesso lui diventerà. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. Ma ecco perché non ci dovevamo fidare di lui. Abbiamo fatto bene. Wow. My son.
Mi sa che c'è spazio per un nuovo episodio, signori. Mi sa proprio di sì. Vediamo, questo era il figlio di Geppetto. Burattino senza nome. Ah. Aspetta, un attimo. Devo capire un attimo come funziona la questione. Vediamo, aspettate che mi devo curare. Allora, è lui che sta tirando i fili. Quindi mi fa pensare anche che potremmo eventualmente colpire lui. Però sta troppo in alto, probabilmente non si potrà fare. Però sarebbe figo se facesse parte del game design sta cosa. Via. Cacchio. Sto sbagliando un pochino troppo, eh. Vabbè, tanto penso che faccio 1-2 prove massimo e poi lo facciamo al prossimo episodio. Se no anche questo dovrò dividere in due, sarà un cacchio di casino. Interessante. Davvero interessante. Dai. Ah, ok, queste sono veloci e non riusciamo mai a bloccarglieli. Un po' più forte. Non si stona, è incredibile. Tocca a noi. Dobbiamo curarci per forza. Dai. Vai ancora. No, che errore, non pensavo ci fosse un secondo colpo qui. Sicura? Stiamo scherzando? Sicura pure lui. No, è il momento buono. Ora è il momento buono. Lui si cura, questo non va per niente bene, raga. Ok, voglio vedere la seconda fase, ma non voglio sprecare assolutamente la come si dice? L'attacco favola. Ok, vai. Devo recuperare. Ok, vediamo la seconda fase. Che succede? Il mio amico ha staccato la testa. Non è che gliel'hai staccata. Gli hai aperto la calotta cranica, però un pochino da troppo sotto. Che roba è? Sta impazzendo. Perché diventa più forte? In teoria dovrebbe essere meno matto in questa condizione. Vabbè. Oh, fighissimo. Doppia arma. Madonna. Proviamo a colpire, vediamo quanto gli togliamo. 1.800, che non è male come colpo. Oh, ma la nostra durevolezza che fine ha fatto? Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Un attimo, t'ho detto. E Gin, dell'unione dell'officina. Ha tutti i ricordi di tutti? Aspetta un attimo. Vabbè. Arrivo. Colpisco io adesso. Non gli facciamo granché, avete notato? Benissimo. Oh, mamma mia. Comunque colpi di scena continuamente. Anche se si sospettava tanto già di Geppetto, perché sapevamo che non c'era molto da fidarsi. Però noi siamo morti praticamente. Sei un tipo che non si arrende. Chissà. Via. Curati. Niente. Vabbè, facciamo ultimo tentativo. Ultimo, perché non voglio far durare questo scontro all'infinito. E a quel punto poi seriamente chiudiamo l'episodio, perché in teoria questo dovrebbe essere quello tagliato. Quindi, cioè il secondo. Quindi proviamo. Perché mi interessa, cacchio, è un fight fighissimo. E lo voglio fare ormai. A parte che contro di lui dovremmo utilizzare l'altro braccio. E non ce l'abbiamo neanche potenziato, però. Dagli il tuo cuore. In che senso? Se ci clicco lo fa. Ma chi lo devo dare?
Vuoi confermare? No, non vuoi far niente. Cambia braccio a legione. Voglio... sì, voglio cambiarlo. Però voglio prima... anzi, ci vediamo da qua con voi. Facciamo che vado un attimo a... come si dice? A potenziare anche questo. Non so di quanto lo potrò potenziare. Forse solo di uno, dai. Ci vediamo tra poco. Niente, signori. Non si può potenziare il braccio perché non ho abbastanza robe. E quindi niente. Sì, l'ho messo, però è totalmente inutile. Non credo gli faremo granché. Allora, vediamo. Dov'è? Non lo vedo. Oh, aspetta. Un attimo, non stavo capendo neanche dove fossi. Ma perché non stiamo riuscendo a parare? Cacchio di colpi lenti. O li fai veloci o li fai lenti? Mi confondi questa cosa. Vabbè, schivo. Volevo provare a... porca miseria. Non l'abbiamo ancora fatto andare a fuoco. Vabbè, dobbiamo curarci proprio. L'abbiamo preso, sì, 500 di danno. E la prima fase teoricamente si potrebbe fare anche in modo intelligente. Se solo non sbagliassimo così tanto. Ok, vai. La seconda la dobbiamo ancora comprendere perché giustamente abbiamo visto solo una volta. E un attimino che bisogna fare. A parte quei colpi strapotenti che utilizza. Dai, vieni, vieni. No, addirittura... che tracking! Vabbè, colpisco io però. No, no, aspetta, qua la situazione è sbagliata così. Fighissima. Ok. Ok, facciamo poco danno, ma seriamente poco danno. Bella pie. Sapevo, ma non riuscivo a schivare. Oh, l'ho premuto, cacchio. Ne facciamo poco danno, questo è il nostro problema. Oltre che ne prendiamo tanto noi. Se magari riuscissimo a curarci. No, credo che con lui a questo punto conviene provare a parare. Perché se non pariamo non riusciamo mai a... assolutamente a farcela. Non riusciamo a stonarlo perché si prende poco danno da noi. Niente. Vabbè dai, ultima. Più o meno, mo vediamo. Non so quanto escono gli episodi perché mo avendo tagliato l'altro non ho più pallida idea. E quindi non riesco a regolarmi. Più o meno l'altro dovrebbe essere circa un'oretta. Quindi questo da quanto che lo stiamo registrando. 13 minuti. Vabbè, massimo 2-3 tentativi. E va bene lo stesso. Allora, dovremmo fare più danno contro i burattini. Magari mettere qualcosa. Vabbè, dopo vediamo. Ok, vai. Ma no... dovremmo fare anche... il discorso di mandarlo a fuoco, ci siamo totalmente dimenticati. Aspetta. Ok. Sì, ma mamma che momento sbagliato che ho usato. Tocca a noi. Vai. Non serve a niente, eh? Dovevamo fargli male. Non mi è piaciuta questa, non mi è piaciuta per niente. Colpisci tu, Pi, però. Pi, colpisci! Oh. Mamma mia, quando non colpisce. Niente. Questo continua a spaccarci il culo anche nella prima fase. Nonostante non sia difficile nella prima fase. Io mi sa che mi metto a parare e basta. Smetto di fare parate perfette perché sto rischiando sempre. Infatti non è difficile fatto così. Si è curato. Pezzo di merda. Non dovevi curarti. Solo noi possiamo. Solo noi dovremmo. Pino. Pino.
Vai, colpisci tu, vai. Ok, adesso curati. Curati perché siamo messi malissimo. Ah, io provo a bella. Niente, questa è andata un po' male. Ci sta trapassando, letteralmente. Basta, eh? Ma dobbiamo colpire pure noi. No, pure il muro colpisce qui. Vabbè, il tracking infinito. Ci sarà da divertirsi contro di lui. È un bel PvP. Tanto che lui ha la stamina infinita rispetto alla nostra. Mamma mia. Devo curarmi. Vediamo se riusciamo a spostarci un pochino. È perché non abbiamo più stamina qua. Oh porca miseria, abbiamo rischiato tantissimo. Pure lo manchiamo, vabbè. Vai. Io ho premuto ma niente. Vai. Dove? Porca miseria, non lo vedevo più. Ma è impossibile da stonare lui, eh. Ci stiamo mettendo davvero un quarto d'ora a stonarlo. Via. Forza. Niente. Niente. Vabbè, last time, guys, last time. Ci proviamo. Se ci riusciamo bene. Se no, lo facciamo in un prossimo episodio, perché non vorrei che poi alla fine facessi la cazzata che ho fatto nell'altro, che per divertirmi alla fine ho fatto durare un episodio in un modo infinito. Vediamo. O nel caso non farò un ultimo tentativo. Vedrò. Decideremo. Sì, magari se ci ricordassimo di fare questo. Ok. Va bene. Curati. Ok, bravissimo Pino. Ok, tocca a noi. Bene. Ok, la prima fase si può fare parando, va bene. Comincio a capire anche i suoi movimenti, quindi mi sta benissimo farla così pure. Ok, va bene. Perfetto, la seconda ci siamo arrivati velocissimi. Ora vediamo come cacchio dobbiamo fare questa. Certo, non così. Già qualcosa da escludere. Mamma mia però, ci ha già rotto il culo. Via. Mamma mia però, che velocità. Io vorrei pararli questi colpi, ma non ci sto riuscendo. Meno male che facciamo abbastanza danno con il nostro attacco favola. Ok, buono. Ok, ho provato a pararli, ma... Ma dai, tutto sommato se le pare faccio meno casino. Quando schivo prendo più danno. No, ho sbagliato. Devo curarmi due volte. Un attimo, curati più. Dobbiamo assolutamente colpire noi. Vediamo se riusciamo a prendere la boccettina. Che fa, esplode? Lo sapevo io. Ok, siamo arrivati ad un punto che prima non eravamo arrivati. Ok. Via. Vediamo se ci riusciamo. L'arma si sta rompendo qui.
Ma adesso ci moriamo perché dobbiamo quotare. Sicuro. Ci ho provato. Guys, concedetemi un'ultima, davvero un'ultima. Vai Pino, è il tuo momento. Dimostra che nessuno può comandarti. Nessuno può comandare Pino. Se lui decide che andrà per la sua strada, lui andrà per la sua strada. E nessuno lo fermerà. Contro lui dovremmo usare quella elettrica, porca miseria. No. Ah, siamo morti. Porca miseria. Ok, P. Lo so che sei invecchiato, lo so che adesso ti fa male la schiena, quello che vuoi. Ma qui dobbiamo metterci d'impegno, perché lui ha intenzione di farci il culo. Quindi, iniziamo noi. Vai! You can become a real human. Come to me. Bella, P. Magari un po' meglio, P. Ok. Vai, bravissimo. Ok, così. Ah, cacchio, questo non me l'aspettavo così, però. Andiamo. Ma non mi sono curato. No, non mi sono curato. No, questo è Gemini. Errori su errori. Vabbè, non fa niente, non fa niente, P. Fai finta di niente. Nessuno ha visto nulla. Questo l'hanno visto tutti, però. P, però curati. Va bene, va bene. Perché non hai fatto l'attacco? Fermalo lì, bravo. Mi ha fatto un po' di errori. Un bel po'. Che so se nuove mosse. Ok, spostiamoci un attimo, vai. Dobbiamo curarci. Allora, proviamoci, anche se la situation non è delle migliori. Ma proviamoci lo stesso. Dai, andiamo. Porca miseria, ma non così. Un po' troppo aggressivo. Troppo aggressivo, troppo aggressivo. Niente. Dobbiamo prevederlo, però lui è più veloce di noi. Se lo faccio in anticipo mi sembra di... cacchi. Via. Fammi colpire. Vai, tocca a me. Non tocca mai a me. Tocca a me. Niente. L'abbiamo mancatissimo. E niente. Ci sta spezzando il culo. Niente, raga. Porca miseria. Però è divertente da combattere. Non è boss fight come sempre. È frustrante. Per fortuna. Io sono contento di questo. Che nonostante possano essere alcune un pochino più da stare attenti, perché ovviamente bisogna concentrarsi un po' di più, ma non sono frustranti. You can become a real human. Come to me. Ok. Stiamo sbagliando i timing delle parate. Perché non sto riuscendo a fare parate perfette. Ok. Niente. Tutte e due sbagliate, tutte e due presi i colpi. Va bene.
Non ti allontanare, P. Siamo lì addosso. Che lui deve sentire i nostri colpi. Colpiscilo. Vai così. Il discorso di Carlo ovviamente sarà di... chiaramente parla dello scrittore, ma non in quei termini nel gioco. Però mi piace il riferimento che gli hanno dato. Le citazioni sono sempre ben accette. Ok. Ora, vediamo se abbiamo il tempo di fare tutto. No, non c'era bisogno di fare così, abbiamo l'altra. Porca. Oh, aspetta, aspetta. Un attimo, stavo organizzandomi l'inventario qua. Ma porca miseria, tutte le volte che dobbiamo fare delle cose, i boss non ci danno mai tempo di fare un cacchio di niente. Colpisci. Vai, vai, devi curarti, se sei morto, P. Curati. Oh, oh, bella. Questo giro l'abbiamo bloccato noi. Ce l'avevamo già ancora, mi sa. Via, via, via. Devi curarti, porca miseria, P. Sto fatto che mi snervosisce. Cioè mi innervosisce, scusate, che mi fa sbagliare. Vai. Dammo un momento. Porca miseria, non riusciamo a tirarlo giù. Ha poca vita in realtà lui. Davvero poca vita. Porca miseria. Fantastico, vero? Fantastico. Quel burattino è cattivo e brutto, vero? Brutto e cattivo. Pino, sai cosa fare. Allora, incominciamo da te. Non importa che sfrutterò quello che sfrutterò con te, però a me interessa buttarti giù velocemente. No, ma porca miseria. Mamma mia, che danni che ci sta facendo però. Danni proprio insensati. Vai, vai, vai. Ora. Oh, oh, benissimo. Benissimo. Abbiamo ancora la nostra roba qui. Dove un colpo. Ti sto sotto uguale, non mi importa. Ok. Però Pino schiva queste cose perché... colpisci tu. L'unica cosa è che dovresti fare così, P. Ok, però per farlo non devi morirci. Non devi morirci, ho detto. Vabbè. Via. Niente. Alzati, P, veloce. Colpisci forte. Più forte che puoi, P. Fare chiudere all'angolo. Mannaggia, abbiamo finito la stamina. Aspetta, aspetto pure io. Cioè nel vero non aspettiamo noi. Vieni. Vai, 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 via. Cacchio, questo era un buon momento per noi. Colpiscilo. Devi curarti per forza. Sì, ma non quando stiamo morendo. Dobbiamo farlo in un certo modo. Vai, vai, vai. Aspettiamolo. Via. Ok, di nuovo. Cacchio, non ha funzionato. Perché non aveva funzionato? Vabbè.
Bene. Esplode. Ok. Facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Oh, che è sta roba? Aspetta, però. Tocca pure a noi. Abbiamo pure noi, vedi? Col cavolo che colpiamo noi. Vai, vai. Ok, dai, due colpi, dai. Vai, vai, forza. Mi ha ucciso? Non ho capito. Sì, il primo burattino. Uccidi il primo burattino senza nome. Ha detto, ma... Attenzione, Pi! Schiva! Chi ci ha salvato? Mira Geppetto stesso che si è pentito. Seriamente? Io scherzavo. Ah, ok. Carlo's heart. Fatto di tutto per lui. Voleva soltanto suo figlio, Geppetto. Madonna! Perché non l'hai usata prima questa api? Cioè... Wow! Signori! Pino... è diventato il King of Puppets. Wow. Siamo umani. Sorry. Voleva solo suo figlio indietro. E il cuore di Carlo che batte in Pino. Era l'unico modo per accedere. Per riuscire, appunto, ad ottenere quello che ha sempre voluto. Credo che a questo punto qui si concluda l'orrore su Krat. L'ergo ci sarà e tutto quello che ne consegue, ma abbiamo distrutto tutto quello che potevamo distruggere, che avrebbe fatto del male a questa terra e a questa città. Almeno forse questo è quello che crediamo. E tu? Lei sta tornando l'ergo. Quello suo. Quello di Sofia. No. Pino, ti sei totalmente sacrificato. Rise of P, raggiunge il finale di Rise of P. In honor of the great writer, Carlo Collodi. E quindi Pino si è sacrificato per tutti noi. Anzi, principalmente per lei. Pino doveva farsi avanti, vi dicevo, voleva parlare a Sofia, voleva esprimere tutti i suoi sentimenti. Ma quale gesto migliore di dare il proprio cuore? Letteralmente l'ergo restituito a questo punto a Sofia. Signori, signori miei, siamo arrivati alla fine di questa avventura. Io non posso crederci, è stata bellissima. Spero vi siate divertiti quanto, o almeno la metà di quanto io mi sia divertito, perché mi sono divertito, perché credetemi, è stata un'avventura meravigliosa. Cioè, la cosa che
mi ha fatto più star bene è stato vedere un gioco, un Souls-like trattato così bene, che avesse tutte queste meccaniche ed una storia che sembrava all'inizio alquanto, non vorrei dire banale, ma normale, quasi una basic story, quindi niente di molto particolare. Poi alla fin fine ci sono state nascoste tante chicche, tanti colpi di scena e tante cose che avremmo potuto cambiare anche stando un po' più attenti in determinate situazioni. Pino ha deciso di fare quello che ha fatto ed è stato perché naturalmente è diventato un bambino vero e quindi il suo cuore era reale, quello che provava era reale e quello che provo io è reale, è un'emozione sincera perché io sono sinceramente divertito, sinceramente è stato bene e soprattutto ragazzi sono contento di come abbiate preso anche voi la serie perché vedo che vi è piaciuta tantissimo e questo mi ha reso felicissimo signori miei. Quindi come al solito io vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui con me ad andare avanti, a portare avanti queste avventure. Naturalmente non è finita qui per noi davvero, poiché, come vi dicevo, se il gioco adesso ci permetterà di andare in NG+, non lo faremo e cercheremo di vedere tutte le cose che abbiamo lasciato indietro, almeno la maggior parte di esse proveremo a portarle avanti, tutte quelle che si potranno portare, poi le quest che ovviamente sono state un pochino, come dire, che sono finite o per qualche ragione concluse per altre, perché magari non siamo riusciti a comprendere cose o prendere cose o trovare degli oggetti specifici, naturalmente quelle nel caso si potranno fare una seconda run. Mi avete chiesto in tanti di fare una seconda run e vi dico, è possibile che la farò perché io ho intenzione di farla e cambierei totalmente lo stile di Pino, non perché non mi sia piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, però volevo provare qualcosa di diverso, magari con uno stile totalmente in forza motrice, un'arma pesantissima che con due colpi magari ci consuma tutta la stamina, andiamo ad aumentare ancora più la difficoltà in questo caso e divertirci perché è chiaro che quel modo lì intraprendere il gioco significa appunto vedere da un altro punto di vista, dato che come dico sempre nei Souls ho preferito armi sempre di forza e soltanto in Elden Ring avevo la katana e quindi mi stavo divertendo con le armi di destrezza, allora a questo punto ho voluto riprovare un'arma di destrezza. Di conseguenza vi dico questo, probabilmente nel prossimo episodio andremo a fare un pochino di completismo quella. Andiamo un attimino a vedere cosa c'è se saltiamo questo, quindi andiamo a cercare di capire cosa ci permette di fare il gioco. Ah. I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Dorothy. Oh mio Dio. Vabbè. Stanno andando a inserire tante altre cose e questa cosa mi piace. È possibile, allora, in un secondo capitolo o in un DLC? Vedremo cosa faranno, mamma. Vabbè, roba da matti. Se iniziano una partita non potrei continuare quella in corso. Vuoi continuare? No, a nulla. I seguenti oggetti verranno persi, tutti i collezionabili, tranne i dischi, scatole di fornimenti, non a nulla, a nulla. Non voglio iniziare un NG+, bugia in corso, sempre bellissimo. Voglio assolutamente partire da qua per fare qualcosa da signori. Che vi devo dire? Io sono rimasto particolarmente colpito da tutto. Va bene, non voglio nemmeno... Anzi chiacchieriamo una... Se nessuno avrà qualcosa da dirci, proveremo a parlare soltanto con Venigli. Se non ci dirà niente, passeremo direttamente al prossimo episodio che ci diranno tutto. This great disaster. The Krat crisis. Has left no one unaffected. But it's over now. Thanks to you. We are all in pain. We're all hurting. But now it's time to begin healing. È vero. I will do everything I can to help. Together, compagno, I think we really can make Krat, if not the entire world, a better place. Ok signori, ok.
Dal prossimo episodio livelleremo e faremo del completismo, parleremo con tutti e cercheremo di capire le varie cose. Grazie a tutti per aver seguito questo episodio, quindi l'ultimo episodio per quanto riguarda il finale, ma naturalmente noi andremo a continuare. Quindi, signori miei, da Pino e Talkan è tutto e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao! Non ti incastrare, Pino, non ti incastrare. Ciao!